Tre anni fa, incominciando la scalata verso una vetta che sembrava impervia e lontanissima, ciò che si poteva offrire a un mondo impaziente di risultati e con l'indice perennemente puntato contro la Chiesa erano pochi passi concreti e molte intenzioni. Tre anni dopo, il lavoro paziente e metodico messo in campo dalla Compagnia di Gesù ha pagato e la piaga aperta ha cominciato lentamente a rimarginarsi. La lotta agli abusi del clero, intrapresa dal Centro di Protezione dei Minori istituito nel 2012 dall'Università Gregoriana, ha prodotto risultati misurabili in termini di consapevolezza circa la devastazione provocata dalla pedofilia. Parole del cardinale arcivescovo di Boston, Sean O'Malley, presidente della Commissione Pontificia per la Tutela dei Minori, che lunedì scorso ha presieduto alla Gregoriana un pomeriggio di incontri sul tema, prima con i media e poi in una conferenza pubblica. Al suo fianco il padre gesuita Hans Zollner, che spiega come abbia lavorato finora il centro. Abbiamo cominciato a lavorare con diocesi e province della Compagnia di Gesù in tutto il mondo, in 10 paesi e su 4 continenti. E abbiamo cercato di offrire un programma e-learning, cioè un apprendimento a distanza, che possa aiutare le persone di vedere dei segni di un possibile abuso, di sapere come devono reagire, cosa sono le leggi nel rispettivo paese, cosa è la legge della Chiesa rispetto agli abusi e cosa si può fare per creare un contesto sicuro per i minori, cioè bambini, adolescenti e persone vulnerabili. Papa Francesco, il quale ha voluto dimostrare la vicinanza e l'apprezzamento per il lavoro svolto dal centro istituito dai gesuiti, ha rivolto questo messaggio: «Sono sicuro che il vostro lavoro porterà frutti. Chiedo al Signore di accompagnarvi e alla Vergine Madre di Dio di proteggere voi tutti». Una benedizione che suggella la fine della fase pilota del centro e accompagna l'avvio della nuova, peraltro non più gestita da Monaco, bensì da Roma, dove i gesuiti hanno messo a disposizione del centro dei locali nel Collegio Berlarmino. I prossimi passi sono quelli di proseguire quello che abbiamo fatto in queste prime settimane qua, cioè un rivisitare il nostro programma e-learning, perché abbiamo visto che a volte è troppo accademico, a volte è troppo poco pratico, perché le persone con cui lavoriamo in questo momento sono gli operatori pastorali, che non hanno bisogno di tanta, diciamo, conoscenza accademica cognitiva, ma vogliono avere anche metodi come implementare quello che hanno imparato. L'approfondimento dottrinale tuttavia non manca, assicura padre Zollner. Allo studio, fra le altre, c'è una conferenza su teologia e abuso. Un tema che stranamente negli ultimi 20 anni, 30 anni, da quando si parla nella Chiesa di questi terribili fatti, veramente è stato trascurato. Cosa ci dice Dio di fronte alla piaga del corpo della Chiesa e davanti al dolore delle vittime, davanti alla negligenza di alcuni vescovi, di alcuni provinciali e di fronte alla disumanizzazione di alcuni abusatori.